Cosa c'è di diverso nella produzione? Mi viene da dire quasi niente, se non il racconto delle storie dei concorrenti, che sarà ovviamente diverso. C'è qualche piccola novità che purtroppo non posso svelare al momento, e insomma, per noi, non voglio peccare di presunzione, però siamo stati i primi a portare i talent in Italia, i primi a portare i game, i primi a portare i reality, per cui sì, da una parte è un'esperienza nuova, dall'altra è un consolidamento nell'ambito di tutte le cose che facciamo da molti anni. Il cibo è una chiave di lettura per raccontare le storie dei concorrenti, per cui la parte narrativa, la ricerca dei casting, di persone che sì, è vero, hanno una passione, anche quella della cooking, di evadere c'è, ma noi andiamo a vedere soprattutto il gruppo autorale che cosa hanno dentro, che cosa hanno da raccontare, quali sono le loro ambizioni e dove possono arrivare, e per quello vengono più o meno selezionati. Abbiamo sensibilizzato, poi l'abbiamo affrontato, lo abbiamo discusso, lo abbiamo messo. Certo, non l'abbiamo usato per fare spettacolo, no? Mi sembra giusto l'approccio che ha avuto Sky e che ci ha dato Sky di sensibilizzare la produzione e tutti gli spettatori su questa cosa degli sprechi. Non è certo come dire, una chiave con cui possiamo fare spettacolo e divertire la gente. Siamo felici di aver portato da poco Little Big Shot su Canale 5 e insomma stiamo anche producendo The Big Music Quiz su Rai 1. Due cose interessanti su cui stiamo lavorando sono sicuramente a una nuova edizione di Furore per Rai 2 e a questo format americano che è Better Late Than Never, che è un format che è andato molto bene nel mondo e che anche questo lo stiamo preparando per Rai 2 e sarà, spero, in onda in tarda primavera.